Cari amici di Zona Hobby, faccio questo secondo video sul budget della Post Plus per compensare una mancanza del video precedente e per rispondere ad alcuni commenti. Innanzitutto, quello che non ho detto, quello che non ho fatto capire, è che questo è un vero e proprio Chogokin. È pesante ed è tranquillamente paragonabile ai nostri amatissimi Sock. Oltre ai giunti e qualche componente interno, questa parte delle gambe è completamente in metallo, come completamente in metallo anche la parte superiore del busto. Quindi abbiamo tre parti importanti in metallo, un metallo piuttosto spesso, che danno parecchio peso al modello. Volendo dare dei numeri precisi, abbiamo il Balios che pesa 794 grammi, il Daltanius 875 ed il Daitan 3, che è il più pesante su questa fascia di altezza, che pesa 935. Sollevando i due modelli, e tutti avrete in collezione il Daitan 3, vi sembrerà di avere due modelli dello stesso peso, con la differenza che un Post Plus è molto molto più posabile di un solo Chogokin, ok? Qualcuno ha scritto che la trasformazione è inutilmente troppo complessa. Allora, la trasformazione non è troppo complessa. La trasformazione è complessa, ma perché? Perché Post Plus ci vuole dare i mezzi perfetti, il robot perfetto e soprattutto il robot posabile. E per ottenere questo, inevitabilmente, la trasformazione deve essere complessa. Se Bandai avesse realizzato il Balios all'interno della linea dei Soul of Chogokin, sicuramente la trasformazione sarebbe stata più semplice e il robot sarebbe stato un po' più grezzo e sicuramente meno posabile. E quindi una questione di aspettativa. Io da Post Plus mi aspetto la perfezione e la perfezione la pago con la complessità, oltre che con gli euro. E a proposito di euro, qualcuno ha scritto che se l'avesse fatto la Bandai sarebbe costato di meno. Sicuramente sarebbe costato di meno, ma sarebbe stato un prodotto diverso. Un Balios realizzato in questo modo non lo avremo mai all'interno della linea dei Soul of Chogokin, per una questione di concetto del giocattolo. Bandai ci vuole dare dei giocattoli sofisticati, ma pur sempre dei giocattoli, mentre la Post Plus ci vuole dare la perfezione. Il Moderoid è meglio del Post Plus. Ma ragazzi, non è possibile confrontare un kit di montaggio da 20 cm con un Chogokin da 28, e adesso vi spiego il motivo nel dettaglio. Sul Moderoid, per migliorare l'estetica espositiva dei mezzi, sono state fornite delle cover che coprono le parti meno proporzionate con delle parti più belle da vedere. Stessa cosa è stata fatta sul Balios, che ha i piedi trasformabili troppo piccoli, e quindi sono state date queste cover che li racchiudono, migliorandone l'estetica. Altro problema del Balios è che una volta assemblato risulta molto rigido sulle gambe. Per risolvere questo problema hanno implementato un giunto particolare da sostituire a parte delle gambe che rendono poi il Balios posabile. Queste implementazioni sul Moderoid sono state molto apprezzate, ma provate a immaginare la montagna di critiche se fossero state utilizzate sul Post Plus. Quindi capite bene che non è possibile confrontare due modelli quando la stessa implementazione in uno è un valore aggiunto apprezzato, mentre nell'altro sarebbe il fallimento totale del produttore. Bene, spero di essere stato abbastanza chiaro. Voglio sottolineare il fatto che Soul of Chogokin, Post Plus, Moderoid sono tutti ottimi prodotti. Per onestà professionale, Moderoid qualcuno sì, qualcuno no. Comunque l'importante è che io abbia finito il video, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo.